Bravi ragazzi è il mio secondo libro pubblicato in Italia dopo La pista Pasolini, pubblicato 5 anni fa. È ispirato dal delitto del CACO, questa storia sbagliata che non sarebbe dovuto accadere, che racconta questo incontro drammatico tra tre ragazzi della Roma Bene e due ragazze della periferia. Questa storia mi aveva colpito, l'avevo scoperta leggendo i scritti corsari di Pasolini, perché è stato successo più o meno un mese prima della sua morte. Lui ha scritto tantissimo su questo caso di cronaca, dove si concretizza, diciamo, la lotta di classe tra questi ragazzi dei parioli della Roma Bene, la loro impunità, la loro violenza verso queste ragazze delle borgate della periferia romana. Insomma, ho provato di raccontare questo ambiente dell'Italia degli anni 70 che si ritrova nel libro, della musica, al cinema, delle macchine, alle trasmissioni radio. Va bene, è un libro in una scrittura descrittiva, solare, scritto in un modo pudico, senza compiacenza. Mi sono piuttosto concentrato su questo maledetto destino e su questa storia terribile, sbagliata, di due gruppi di ragazzi che non dovevano incontrarci. Questo libro si chiama I bravi ragazzi e sarà pubblicato da Gremiase.